Logan Tom, il suo servizio. Poi questa volta non c'è scampo. Emanuela Secolo a chiudere lo scambio. Leo con questo pallone le fa percorrere proprio l'intero specchio della rete. 23 Tenerife, 22 Bergamo. Maya Poliak non batte, forzando la sua piazzata per Demir, il pallonetto e barazza per coprire il Piccinini. Grun, il recupero della formazione spagnola che perde una grande occasione, non chiude da questo colpo e adesso può farlo. Secolo si salva con i denti il Tenerife, ancora un attacco e questa volta il primo tempo di Jenny Barazza non lascia spazio a qualsiasi opportunità di difesa. E allora dopo un lunghissimo inseguimento la Foppa agguanta la parità dalla meno 5 alla parità. Davvero una grandissima rimonta questa squadra di Fenoglio. Se non fosse partita così male quel 4-1 iniziale, grida ancora vendetta, sarebbe tutto un altro set, direi. Ma c'è tempo adesso per fare davvero tutto. Demir, Murata, Bergamo passa avanti ed è sorpasso, addirittura una palla set adesso per la Foppa. E palla set strameritata per come sono andate le cose in questo set che sembrava straperso già a metà. Tornia Lamas ed eccola qui il volto nuovo di Bergamo di questa stagione. Katarina Barum arriva dalle formazioni turche, Rizmirs di Kriuska, questa schiacciatrice croata. È l'opposto dall'altro della nazionale juniores, era lo senza juniores, poi ha giocato tutte le nazionali del suo paese arrivando fino nella selezione maggiore, e con Bergamo ha sottoscritto un contratto fino al termine di questa stagione. Nonostante la sua giovanissima età, è solo del 1983, insomma, ha già una discreta militanza nelle serie maggiori in Croazia con Arnos Zagabria, ha esordito prima squadra a 16 anni nella divisione maggiore del suo paese. Poliak, prima palla set per Bergamo. La ricezione è buona, Demir esce di un nulla, il muro di Jenny Barazza, davvero di un nulla. Quello precedente era stato vincente, questo se ne è andato fuori davvero di un soffio. Io più guardo questo pallone più ho dubbi onestamente, però non sono io a decidere. Torna dentro il centrale Susanna Rodriguez al posto di Milena Rosner. Centimetri in più quindi per il muro spagnolo al servizio. Ingrid Visser, Secolo, Lo Bianco, il tentativo in pallonetto, questa volta letto bene nello spagnolo, Fernandez, Piccinini recupera il pallone, Leo per Angie Grun, il muro su di lei, vincente proprio da parte di Susanna Rodriguez, è entrata con questo scopo, beh, accolto nel segno. E allora, dopo aver annullato la palla set di Bergamo, adesso è il Tenerife ad avere a disposizione la propria palla set. Poliak, Lo Bianco, Grun, subito annullata la palla set delle spagnole dalla tedesca. Terzo punto per lei in questo set, staffetta, Rosner Rodriguez, 25 pari. Una palla set annullata per parte, il servizio di Lo Bianco sul libero Lopez, poi il colpo rapidissimo di Fernandez, 26-25 per le spagnole che si costruiscono adesso la seconda palla set di questo frazione di gara. E allora torna dentro anche Romina Lamas, la palleggiatrice argentina,
di questa selezione, e in servizio invece è Archia della Mari, Alonso. Ormai sono tre stagioni di militanza nel club delle Canarie per lei. Annulla ancora Angie Grun la palla set delle avversarie. Bergamo ha già annullata 2. Ancora la staffetta, fuori la spagnola di origini magrebine, dentro la turca. Secolo, il servizio proprio sul lon, poi Fernandez, questa volta pallone forse si vede recuperare, non si vede, non è a Secolo di averlo sulla testa, e la cubana Fernandez costruisce la terza palla set a disposizione del Tenerife. Guardate, rimane sulla testa di Manuela Secolo il pallone, non lo vede di Geni Barazzo, ma lo vede davvero, peccato. Eccolo qua, subito annullato, si fa perdonare immediatamente Geni Barazza del pallone di poco fa, è annullata quindi la terza palla set da Bergamo, 27 pari il ace. Questa è la sensazione del giudice di linea, non la cambia il primo arbitro Antonio Vast Castro. 28 Foppa, 27 Tenerife dopo 3 palle set subite. Arriva l'ace di Geni Barazza. Ecco, annullato. Sembra non dover finire mai questo set. Logan Tom, l'americana, va a annullare la seconda palla set a disposizione di Bergamo. 28 pari. Fernandez. Ricezione, Paola Croce, Lo Bianco, la finta di Poliak, l'attacco di Francesca Piccinini senza muro. Bergamo 29, Tenerife 28, terza palla set a disposizione della Foppa. Angie Grun forzerà il suo servizio, direi proprio di sì. Eccezione prebuona di Rosner, seconda linea di Long, il muro recuperato, il pallone comunque da Lopez, secondo attacco, pallonetto e rimane lì. Proteste per il tocco dell'americana da parte delle ragazze di Bergamo. Questa volta Vazze Castro da ragionare spagnole, annullata quindi tre palle set per parte. Al servizio Romina Lamas, la palleggiatrice argentina del Tenerife. L'errore addirittura in servizio, in questo momento della gara potrebbe costare tanto, 4 errori in servizio contro 1 in questo set. Quarta palla set a disposizione di Bergamo sul 30-29. Piccinini, forza, la ricezione di Lopez in tuffo, poi il grande attacco, questo sì, non riesce a tenerlo il muro di Bergamo, la botta di Neslihan Demir. Settimo punto di questo set per lei, quarta palla set annullata a Bergamo, 30 pari. Logan Tom, l'americana, forza! Croce, Lo Bianco costretto a inseguire il pallone, Secolo, un muro su di lei, il palleggio di Poliak, Lo Bianco ancora, Secolo, e questa volta il muro è di Ingrid Visser. 31-30 per Tenerife, che adesso dopo tre palle set consecutive annullate a Bergamo ha a disposizione la propria quarta palla set. Poliak annulla immediatamente la palla set delle spagnole, allora sono 4 occasioni a testa annullate dalle avversarie, 31 pari. Guardate il palleggio di Leo e il grande attacco di Maya. Al servizio adesso la croata, arriva il suo errore. 32-31. Il secondo errore in servizio della gara arriva proprio quando del set, arriva proprio quando non ci voleva. 32-31. Quinta palla set per le spagnole, la seconda linea di Grun, il muro, non ci arriva nessuno. Chiude.